Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Allora, ogni sabato a quest'ora due storie di crowdfunding, di finanziamento dal basso, imprese che cercano soldi da chi? Da voi, cari amici ascoltatori, che potete diventare potenziali investitori, a Si Può Fare, perché il programma delle buone notizie dà spazio alle buone idee. E allora, ne abbiamo due. Cominciamo con il presentare la prima buona idea, e si chiama Verticomics. Ed è con noi Mirko Olivieri, che ne è il fondatore. Buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo e ciao Alessio, grazie per avermi invitato qui. Ciao Mirko. Allora, Verticomics è una app che consente di scaricare e leggere fumetti in un formato ottimizzato per smartphone e tablet. Al progetto tra l'altro partecipano anche grandi nomi del fumetto internazionale come Zero Calcare e Macox, che tutti noi conosciamo. Adoriamo. Non si poteva dire. Gazebo con Zoro. E il vostro obiettivo è raccogliere 4.000 euro. Per fare che cosa, Mirko? Allora, noi vogliamo, tramite questo crowdfunding, realizzare un'analisi di mercato per capire se gli utenti, i lettori, vogliono leggere un fumetto dedicato al mondo delle startup italiane. Il titolo dell'opera dovrebbe essere All New Startup, e abbiamo voglia di capire se anche i lettori, anche gli utenti, anche tutti gli altri soggetti che fanno parte del panorama startup italiano vogliono un'opera pop che narri di questa nostra epoca economica, imprenditoriale, quella che anche noi stessi di Verticomics stiamo vivendo. Perché secondo voi c'era bisogno di una impresa, di un progetto come il vostro? Questo progetto di crowdfunding è importante per noi e per diversi motivi. In primis, questo progetto prevede anche un concorso talent per fumettisti debuttanti ed emergenti. Quindi l'intero goal sarà devoluto a un fumettista totalmente emergente che realizzerà l'opera. Il contest è stato lanciato ieri sul nostro sito per autori. Cioè, scusa, i soldi, perdonami, i soldi che state raccogliendo servono in realtà a pagare un disegnatore, un fumettista, per creare questo fumetto, giusto? Esatto, però questo fumettista sarà selezionato mediante un contest e sarà praticamente uno sconosciuto, essendo che questo compenso non è mai un compenso adatto per un totale debuttante, mentre noi vogliamo consentire a un debuttante di essere pagato come si fa nel major. Però chi lo sa, magari visto il periodo di crisi, magari arrivano anche non proprio dei perfetti sconosciuti, magari Macox un pensierino ce lo fa, comunque sono sempre 4.000 euro. È il benvenuto, chiaramente. Ovvio, ne saremo tutti felici. Quali sono le ricompense che promettete ai vostri potenziali investitori che decidono di scommettere una cifra, 5, 10, 20, 50, 1000 euro su di voi? Le ricompense comprendono chiaramente l'opera integrale, per il proprio pre-order dell'opera, poi alcuni gadget tipo sketch originali, oppure anche altri fumetti che possono essere accessoriamente allegati, in particolare i bundle. Ma le ricompense veramente importanti sono due, che abbiamo pensato per il cosiddetto B2B nei confronti delle altre startup. Infatti, con soltanto 100 euro è possibile far apparire il logo della propria app e della propria startup ed essere citati in maniera esplicita all'interno dell'opera. Cioè, quindi è un product placement questo. Esatto. È proprio il product placement, che tu dai 100 euro, poi all'interno del fumetto, quando il personaggio sta passando per strada, guarda caso passa esattamente di fianco tipo alla tua macelleria, giusto? Esatto, però l'avevamo pensato per le start-up, essendo certo centrato su questo ambiente. E addirittura con un perk da 4.000 euro, cioè quindi l'intero goal, è possibile commissionare l'opera, cioè far sì che la propria start-up, il proprio team, sia protagonista dell'opera stessa. Allora, Verticomics sulla piattaforma di Apple. Vi ricordo che tutti i progetti sono selezionati da Apple e da Back to Work per noi, per questa rubrica Crowd Me Up. Potete scrivere anche a crowdmeup@radio24.it. Ci risentiamo per l'appello finale, Mirko, perché poi vi chiederemo in 30 secondi a te e al nostro altro ospite di fare un appello per convincere potenziali investitori. Adesso è il momento di parlare di NumRai, un'altra iniziativa. Rimaniamo nell'ambito dell'editoria con la seconda buona idea di oggi. Quante volte abbiamo
abbiamo sognato di essere protagonisti di un romanzo o di una storia d'amore. Oggi è possibile grazie a Numrai, un servizio di scrittura che realizza su ordinazione libri e romanzi personalizzati. È questa l'idea. Donatella Venditto, buongiorno, fondatrice. Buongiorno a voi, grazie per avermi ospitato. Buongiorno. Allora, la prima domanda è, come lo diresti in italiano il nome del tuo progetto? Allora, il nome del progetto in realtà significa raggio di luna ed è la prima parte, la parola moon scomposta, scritta al contrario, esatto. Certo. E in realtà era il mio nickname, era un soprannome di quando ero bambina all'interno di un gioco e da lì ho voluto, era un po' la prima favola di cui io ho fatto parte come protagonista, quindi ho voluto richiamare questo nome che poi è legato anche affettivamente a mio padre e ho voluto così dedicarlo a lui e a questa prima favola. Quindi non solo le parole in inglese, ma addirittura le parole in inglese rovesciate, scritte al contrario, diventa sempre più difficile. Io mi alzo e me ne vado, non ce la posso fare, è un nome, no, in realtà è un nome e quindi ecco spiegato il perché di questo in nome. Realtà, noi, sì. Però è stato voluto, nel senso la difficoltà è anche il fatto di averlo scritto in inglese, perché era una parola che così non esisteva ed era più facile la ricerca attraverso i motori di ricerca. Perfetto, certo. Si chiama marketing. Esatto. E si legge Instagram, che è marketing al contrario, si ovviamente. Si scrive Noomray, non lo ricordo, perché chi volesse in qualche modo mettersi alla ricerca di questa iniziativa di crowdfunding di cui stiamo parlando oggi. Qual è il vostro obiettivo di raccolta? Allora, il nostro obiettivo di raccolta è 10.000 euro per poter fare appunto, per raggiungere più di un obiettivo in realtà. Nel senso che dici tutto. Ok, noi abbiamo l'opportunità con questa cifra di diventare un po' più tecnologici, mentre adesso è tutto molto artigianale perché creiamo veramente singolarmente ogni libro. Noi vorremmo permettere al cliente finale di creare in completa autonomia il proprio libro, quindi attraverso un'applicazione, un software che stiamo realizzando, vorremmo permettere al cliente di andare sul sito, scegliere il personaggio, costruirlo, scegliere la storia, inserire i propri ricordi, le proprie emozioni e creare, vedere già un'anteprima del proprio libro. Quindi facendolo in meno tempo, ad un costo che potremmo offrire quindi più basso e veramente potendo supportare anche più richieste, cosa che adesso è un pochino più difficile per noi. Dobbiamo naturalmente con questa cifra preparare tutto il materiale, quindi ci sono autori, illustratori che ci stanno lavorando e poi farci conoscere di più, quindi lavorare sul marketing, certo, come dicevamo prima. Ma scusami, perché io sennò non capisco, com'è che funziona? Cioè voi producete un libro, uno viene da voi e dice io mi chiamo così, mia moglie si chiama così, vorrei che voi raccontaste questa storia e voi gli scrivete un romanzo? Esattamente sì. Ma quanto lungo, per esempio, così per intenderci? Ad esempio, un romanzo che noi di solito la cosa che prima la signora parlava di matrimoni, la cosa di cui noi scriviamo di più sono le storie d'amore. Certo. È un romanzo su una storia. Se una storia d'amore può essere lunga anche un 80-100 pagine tranquillamente. Ma quindi due promessi sposi vengono da voi e vi raccontano la loro storia e voi la romanzate? Assolutamente sì, mettiamo una cornice letteraria per preparare diciamo la storia e poi raccontiamo, possiamo raccontare la vera storia della coppia, solitamente è così, oppure a volte ci è stato richiesto di creare sulla base di quella storia lì una trama fantastica e quindi magari trasporre il tutto da un'altra parte, su un'isola piuttosto cioè, che in un e mondo... diventa il Signore degli Anelli, che poi è perfetto per il giorno del matrimonio, meglio di così. Senti, ma io voglio fare quello che scrive romanzi con voi, avete bisogno anche di scrittori? Ma se raggiungiamo l'obiettivo, assolutamente sì. Tu ve lo presto, ve lo prestiamo. Perfetto, Donatella, perfetto. Quale ricompensa promettete ai potenziali investitori per questa iniziativa? Allora, ci sono tantissime ricompense, tutte prevedono la realizzazione di una storia che abbia come protagonista chi decidete voi, nel senso che si parte da 5 euro, una favola della buonanotte con la storia, col nome del vostro bambino, comunque di chi vorrete, fino ad andare sempre più su a raggiungere l'opportunità di avere proprio a casa il libro cartaceo, che sia una favola, un romanzo per adulti o un libro per ragazzi. Quindi più si investe in questa iniziativa, diciamo più pagine si avranno a disposizione con la propria storia. Adesso è venuto il momento di chiedere a entrambi, Verticomics e Numrai, di in 30 secondi spiegarci perché invece di andare a berci una birra questa sera o mangiare una pizza dobbiamo investire in Verticomics. Allora lo chiedo a te di nuovo, Mirko Oliveri, prego.
investite in Verticomics nel progetto All New Startup, perché realizzeremo un fumetto bellissimo che sarà letto da tutti i soggetti della scena startup italiana, investitori e business angels compresi. Quindi comprate una piccola inserzione e avrete un ritorno molto più grande di qualsiasi inserzione su qualsiasi social network. Quindi investite e facciamo le startup. Addirittura finito prima del tempo, fantastico Mirko Oliveri. Se ti toglievamo la parola investite, avevi riempito solo 4 secondi. Quindi è chiaro l'invito a investire. Adesso Donatella Venditto, fondatrice di NumRai, anche a te 30 secondi per convincerci. Ok, io chiedo di sostenerci per aiutarci a crescere, per realizzare un sogno, per farci lasciare l'artigianalità del laboratorio e diventare una realtà più importante che possa offrire anche dei posti di lavoro a giovani artisti e non solo. In cambio potrete diventare i protagonisti di una bella storia e soprattutto potremo scriverla insieme, perché sarà la nostra e la vostra. Quindi io vi chiedo davvero di darci una mano in questa impresa, perché solo insieme si può riuscire comunque. Brava anche lei, ha finito prima del Bravissima. Tempo Donatella Venditto, grazie. Allora a Verticomics e a NumRai, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che potete scrivere le vostre idee a crowdmeup@radio24.it. tutti i progetti sono selezionati da Apple e back to work. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple.